Allora, io con Marta, la mia compagna, avevo un progetto, era quello di beneficenza, cioè quello di girare l'Italia a piedi per la lotta contro la fibrosi cistica. Dal momento che lei non c'è più, io sono partito. Il nostro progetto era principalmente settimanale, cioè andare il fine settimana di posto in posto e di farla conoscere. Poi sono partito io da solo per questo viaggio, sono partito il 2 aprile e ho percorso finora 1175 km e nel mio itinerario visiterò i 27 centri, dei quali 7 ne ho già visitati, che trattano questa patologia, che è una malattia che bisogna far conoscere perché non è ancora molto conosciuta. Il centro di riferimento per la regione Lazio e quindi accoglie i pazienti affetti da fibrosi cistica dalla nascita fino all'età adulta. Abbiamo circa 500 pazienti che vanno con un'età da 0 fino a 72 anni, il paziente più anziano. Consideri che la malattia ha un'evoluzione, è una malattia genetica, e i genitori sono portatori sani. Uno su 25 di noi è portatore del gene di questa malattia e uno su 2500 nati è affetto da questa patologia. Allora, io ho 29 anni e all'età di 15 anni mi hanno diagnosticato la fibrosi cistica. Purtroppo nell'87 non c'era ancora lo screening prenatale, quindi non sapevo di averla fino ai 15 anni. Sono stato sempre malissimo, credevano fossero sempre delle bronchiti, quindi bene o male mi hanno curato, ma non in modo giusto. Da 15 anni in poi, sono 14 anni che sono seguito qui al Policlinico Umberto I. Sfortunatamente ho fatto solamente 3 ricoveri, questo è il terzo ricovero che faccio. Grazie allo sport che faccio, praticamente dedico più ore della giornata allo sport che ad altro, riesco a mantenermi con il minimo, diciamo, delle cure possibili. Mi vivo ogni minuto, non riesco a fare progetti, anche perché i progetti, anche le persone che non hanno patologie, possono sbriciolarsi, quindi piano piano. Io non cammino mai da solo perché per strada trovo gente di cuore che vuole far parte di questo progetto. Sono venuti dei ragazzi da Milano, da Torino, da Genova, dalla Liguria in generale, anche dal Veneto, vengono con me, camminano con me ed è anche questo un passaparola perché tra di loro parlano con i propri cari, con i propri amici e anche questo è un passaparola per far conoscere questa malattia. Donazioni, è possibile fare donazioni grazie a un blog, che è il blog di viaggi che avevo con Marta, è blogdiviaggi.com e c'è un conto bancario nel quale si possono fare le donazioni. E vorrei precisare che non abbiamo costo zero, io da quando sono partito ho speso 160 euro dei miei soldi perché quelli della Onlus assolutamente non si possono toccare per me, siamo tutti volontari e il 100% delle donazioni andranno per la ricerca e per aiutare gli ammalati di questa malattia. E la fibrosi cistica è una malattia genetica molto frequente, la malattia genetica più frequente, però nonostante questo è ancora poco conosciuta. Quindi tutte le iniziative che contribuiscono a far conoscere le problematiche relative alla fibrosi cistica trovano la nostra approvazione, insomma il nostro sostegno. Adesso fortunatamente i pazienti ci sono sempre più pazienti adulti, sempre più hanno un'età insomma sempre crescente, per cui il centro adesso si trova in clinica pediatrica e crediamo che non sia adeguato a seguire tutti i pazienti. Quindi noi abbiamo chiesto fortemente di avere un reparto adeguato dove possano essere seguiti i pazienti che hanno superato i 18 anni d'età e quindi stiamo cercando di ottenere questo risultato.